nomi cinesi. No, firmo, firmo Tia. Ciao. Tia. Snake. No. No. Snake. Buongiorno. E poi abbiamo... Okay. Okay. Diciamo che gli occhiali non è che servono molto. Sono avuto troppo, troppe volte la faccia del tiro. Gente, eccoci qui, arrivati, tutti sani e salvi, tutti, no, Tia, dopo troppo tempo di viaggio. Troppo tempo di viaggio. E prima di arrivare qui vi faccio vedere dei piccoli pezzi di come sono andati le scorse giornate. D'altro, è così lì. Così. Ho appena finito di lavorare, ragazzi, sono male. Così. E questo, cioè, ce li hai appoggiati così, ma questa è la risoluzione. Cosa gli sta facendo imparare il nostro amico? La, vale, come dice Rizzi, lo shuffle. Le dita di non la shuffle, la shuffle. Tu devi alzare così i piedi, il tallone. Spostare in Ale. Oh, tutto toccato con Ale. Non ce la faremo mai. Gente, ed ora che vi abbiamo fatto vedere tutte le clip, come al solito facciamo un giro. Cosa? In supermercato. Siamo appena arrivati, andiamo in un supermercato. Come costa meno che da noi? Cosa? Cosa? Fai vedere un po' dei prodotti tipici. No, aspetta. Di Madonna di Campiglio. Del prodotti tranquillo. Tipici, vieni. I rustici. Le sfogliatelle. No, no, sì. Sfogliatelle. Di Giovanni Rana. Giovanni Rana. Giovanni Rana di Madonna di Campiglio. Dei palloni con 5 euro. Fai da cena. Dei palloni, delle bestie. Questi sono tipici? Sì, sono molto del posto. Poi abbiamo, allora, una cosa che costa molto da noi è il patè, quello lì, quel patè lì che è una cosa prodotta qua, 8,90, da noi va anche sui 11-12. Teo, li vuoi i bigoli? Beh, per 3 euro qua. Un bel bigolo. Ce l'ho fatto un bel bigolo. Questi qua sono buonissimi. Signor Vabbetti, ti mostri i prodotti tipici di questo qua non Campiglio. Questo è buono, scozzese, importato dalla Scozia. Però questo vedere io prodotto tipico. Prodotti tipici sono questi particolari Wuster fatti con la, carne, con la carne delle vacche. Delle vacche. Sono residenti in questo luogo. Salmone selvaggio. Sono autoctone. Prodotto tipico. Sì, questo è molto tipico. Mentre questo salmone sono di vacche alloctone. Alloctone. Oh, guarda come tipico, Teo. Ed ora, ragazzi, momento sobrio. Ma quante ce ne sono? Questa qua devi prendere solo qua. Sì. Scusa, ti puoi un attimo spostare, Snake? No. Per dei nostri amici. Fai finta di fare una pubblicità e proponilo, vai Teo. La buona roba che sa di uovo ma non è uovo? Con bandino in fiamme. Signori, eccoci qua invece. Ci troviamo. Passa uno, Tia. Ecco qua. Ciao a tutti, sono Riccardo no, no, no. Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Borghese e questi 4 ristoranti. Oggi siamo all'Home Studio di Madonna di Campiglio. E tu metti tipo, dopo fai tutta l'indizione. Come primo piatto io opterei per un bel hamburger.
Bell'hamburger. Come secondo piatto opterai per una bella Coca-Cola, anche se non è un piatto. Perché voglio solo un hamburger. Io ricordo che il mio voto può confermare o ribaltare la situazione. Vedremo a fine puntata. Ce n'è uno solo cioccolato? No, ehi, hey, siamo ancora qua. Ragazzi, ciao. Si è fatta sera. Evviva. Siamo risaliti su 5 euro, 5 cioccolatini. Esatto, sì. un euro a cioccolatino. No, 4 cioccolatini, ragazzi. Buonissimo. Io domani il sigaro al cioccolato. Ragazzi, tanto è arrivata sera. E niente, vi lasciamo con l'albero e andrà avanti la serata. Secondo giorno a Madonna di Campiglio. Non sappiamo neanche noi come facciamo ad essere svegli. Facciamo un piccolo recap della serata. Benvenuti alla comicità di Rutti e Scorreggi. Che sega. Due, uno, dai, vai. Oddio. Oddio. Bello. Non fa male. Vai, vado. Vai, tia. Vai, tia. Tieni sui piedi. Cazzo, non mi sa che non l'ho filmato. Ho tenuto giù. No, te quello. Guardate quanto è piccolo, cioè, per far sì che renda l'idea. Ok, Teo è l'ultimo. Sui piedi! What do you do, Snake? Sì, bello. Da sempre si sentiva protegge la tua famiglia, uccidendo fino al 99,9% dei germi e rimuovendo gli allergeni. Ed oggi Olè. Elimina anche gli altri. Buono. Della Madonna. Ma le lacrime. Ma le lacrime, emozionato ragazzo. Prima di lavorare. Danza e gira tutta la stanza. Si danza. Danza. Ragazzi, siamo all'uno, primo dell'anno, siamo ancora vivi e non ci sono stati i video di ieri sera, o forse. Mi sono picchiato e butto fuori, non l'ho cacciato fuori. Danza! Non signori, sala riunioni. No, siamo al cinema. Tolo, quindi dopo recensione a caldo. Vai, racconta. Solo? Come noi, tia? Noi? No, io e te intendevo. Non sono solo. Ragazzi, Snake, racconta. Allora, il servizio qua al bar. Allora, facciamo vedere dove siamo. Siamo allo Swiss, al bar, qua a Madonna di Campiglio. Al Swiss. Swiss di Maradona. Qua c'era Maradona e girava. Girava. Ok, vai. Il servizio fuori, i tavoli all'esterno, lo fanno finire alle 9.
Sono le 11.40. Le ho convinto il cameriere. Chi ti dice che non hai spostato l'orologio? Questa non si può spostare. Sono le 11.40 e ho fatto uscire il cameriere per prendere l'ordinazione. Ma chi cazzo sono? Fai vedere anche il gatto delle neve, magari non ci vede. Guarda, il gatto delle neve. Bella Teo. A few moments later. Ragazzi, ve l'ho detto, è arrivata la roba. Abbiamo pagato il conto, non facciamo vedere quanto abbiamo speso perché non ci sono sempre io. Quello che ci smena sono sempre io. No, vabbè, non è che ci ho smenato. Alla fine è arrivata la roba e ce l'ha portata. Okay. Che dire? Sono troppo e ho speso più di tutti. Cioè, non sono troppo, non sono. Bravo, bravo, va bene. Raga, ce l'hanno portato alla fine. Ragazzi, ultimo giorno, ci troviamo a mangiare una pizza alle Roi. Allora ragazzi, una bella vacanza o no? Mi aspettavo di peggio. Approvata. Approvata. Dai fare, assolutamente. Dai fare. Quindi a quanti like la rifacciamo? A pochi, almeno sei sicuro di rifarlo. 10 like la rifacciamo, perché voglio di rifarlo. Vabbè, però tu sei quello che deve decidere. Quanti like? Almeno 100.000. 100.000. Mattia, non ci inviniamo più allora. Non ci inviniamo più, cazzo. Basta, è finita. Prima e ultima. Prima e ultima. Basta, ciao.